fra la gente. Già il titolo è straordinario. E chiedo all'amico Andrea, perché leggendo, e poi io che sono un romagnolo della Riviera, quindi ho vissuto anch'io da giovane quell'esperienza del garage, ed è anche questa fantastica. Quindi Andrea, su questo libro, su questo direi bel ottimo lavoro che hai messo in piedi, raccontaci i due o tre particolari che più ti sono piaciuti rileggendo il tuo libro. Sì, è un racconto appunto che vuole mettere sulle pagine di un libro un'esperienza personale intrecciata a un percorso politico nelle istituzioni e soprattutto nel territorio, fra la gente, con la gente, per la gente. Sicuramente, diciamo, l'esperienza del garage, che è un ossimoro, se vogliamo, una cosa che in Romagna, diciamo, non stupisce, perché c'era l'abitudine di affittare il proprio appartamento ai turisti, alle famiglie che venivano da ogni parte del nord Italia e anche dell'Europa, e trasferirsi appunto nel garage, dove si viveva per 3 mesi, perché si doveva appunto cedere il proprio appartamento ai turisti, farli star bene, non disturbarli, farli sentire come a casa loro, e sacrificarsi in un garage per integrare lo stipendio dei genitori e quindi per farci stare meglio. E lì è nata la cultura dell'ospitalità, lì è nata la passione, l'amore per il turismo, che è l'anima della Romagna, ma è anche una grande fonte di reddito per tante persone, per tanti lavoratori, per tante imprese. Questo sicuramente è un aspetto che, rileggendo il libro, mi ha fatto piacere, diciamo così, inserire e raccontare, così come questa grande passione per questa comunità. Io sono partito da Cervia, sono arrivato in Emilia Romagna, una grande regione, una grande terra, casa nostra, come ho raccontato nel libro, dove si lavora insieme, dove si soffre insieme, dove si gioisce insieme e dove insieme abbiamo costruito appunto tanti bei progetti, tante belle iniziative che hanno reso ancora più forte questa straordinaria regione. E credo che anche in futuro, a chiunque toccherà guidare questa regione, magari qualche consiglio questo libro lo potrà fornire. Grazie.